La mia avventura parte da molto lontano, purtroppo per me. Sono cresciuto nella bottega di famiglia, comprata nel 1965, quindi ho visto l'olio sfuso, lo zucchero sfuso, la pasta sfusa. A 16 anni ho smesso di andare a scuola, mi sono appassionato a questo lavoro. A 20 anni ho improntato la prima attività per conto mio nella Rocca. C'era qualcosa di gastronomia, c'erano i formaggi di qualità, i prosciutti di qualità. Io ho sempre creduto nella qualità. Ci siamo preparati ad affrontare la grande distribuzione, i supermercati. Noi eravamo già anche a quel tempo un negozio di riferimento in Parma. Nell'87 ci siamo strutturati per avere una salumeria importante, abbiamo cominciato a fare dei piatti pronti, piatti tipici, la pasta fresca, prodotti naturali, sono cominciati a crescere, ho fatto crescere anche molti ragazzi di fianco a me. Il salto di qualità è stato il punto vendita di Fidenza dell'Angeli Nascente, che ci ha dato una potenzialità di struttura che si rivolgesse non solo al territorio di Parma ma anche al territorio del Nord Italia. Abbiamo aperto la Verdi, il Borgo, Via Spezia, Centro Fidenza. Adesso siamo in 12 punti vendita. E a volte il cliente mi chiede dove sono, in effetti gli dico che non lo so, ma la parte più importante che non si vede è proprio quella di andare dai produttori, di andare a scovare le nuove realtà, a monitorare costantemente, perché ci sono aziende che magari per 30 anni hanno fatto un prosciutto o un parmigiano stupendo, poi mi trovo con un prodotto magari che non è più all'altezza delle mie esigenze. La nostra è un po' di più nella selezione, perché con alcune aziende abbiamo proprio all'interno della loro produzione una produzione mirata per noi, solo così si riesce ad avere un prodotto di qualità. A volte mi sento un tutore anche della produzione, perché ci sono molte aziende che fanno un bel prodotto ma poi se non trovano lo sbocco e chi lo valorizza rischiano di rimanere anonime o di chiudere i battenti. Quando mi accorgo che di fronte ho un produttore che fa una grande qualità, gli devo dare delle programmazioni, gli devo dare della visibilità, in cambio chiedo continuità, serietà professionale. Sempre di più abbiamo bisogno di filiere corte, di biologico, di naturale. Ci stiamo avvicinando a delle aziende che fanno sperimentazione e che fanno bio. Arriviamo molte volte nel momento giusto per essere il ponte tra questa produzione e il consumatore finale. Parma per me. Parma per me è tanto, perché io sono nato a Parma, mi sento 100% parmigiano, ma ritengo che Parma possa dare dei prodotti che pochi territori italiani possono dare. Mi sento un portavoce, una bandiera, diciamo, di questo mondo alimentare. Io sono uno che ama il suo lavoro. Io reputo che il cibo sia la cosa più bella della vita, perché mangiare bene, alimentarsi bene vuol dire stare bene, allungarsi la vita, voler bene al prossimo, vuol dire tante cose che io ho sempre creduto tantissimo.